Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu, che lontano quel tempo come vola, verdi giorni che non tornan più. Quanti giorni su quei neri banchi, quanti sogni non ricordo più, ma un pensiero assopito si fa avanti, è quel libro che leggi ora tu. Lo scrivano fiorentino, nel profondo della notte, scrive sotto un lumicino, cento e mille più fascette, la vendetta in alto sale, grande pena il suo valore, fiori getta l'ufficiale. Che toglieva un po' di polvere da te. Godute quasi tutte le vacanze estive nella villa ai piedi delle Alpi. Ma torneremo a Torino prima del previsto a causa di una lettera che il babbo ha appena ricevuto. Che peccato, pensavo di giocare più a lungo. È la mia prima vacanza scolastica estiva. Invece sono tanto triste. Non possiamo restare in montagna. Il babbo ha degli affari urgenti in città, lo sapete. Scusa, babbo. I tuoi affari urgenti hanno a che fare con la lettera arrivata oggi. Che cosa c'è scritto? È un segreto che non ti posso rivelare. Cosa? Un segreto? Oh, babbo, diccelo per favore. Nino! Si è detto che è un segreto. È così, non c'è niente di male, ragazzi. Il babbo sta per iniziare un'attività molto importante. Ah, ma allora voi due sapete di cosa si tratta. È naturale. Ma non è giusto che il segreto valga soltanto per noi due. Enrico e Nino, in realtà c'è un motivo preciso. Tutta l'operazione deve essere tenuta segreta fino alla fine delle vacanze. Prima di allora non potrò dirvi niente. Perché mai, babbo? Perché un segreto è segreto. Il babbo ci dice sempre tutto. Nino e io non riuscivamo proprio a comprendere il motivo di quello strano comportamento. Ormai notte quando arrivammo finalmente a Torino. Abbiamo fatto più tardi di quanto si pensasse. Ehi, ma è buio! Oh!
Stai attento, Carpino, può essere pericoloso. Ma come, Nino? Non lo sai che Carpino e Pelo possono vedere anche al buio? È vero, Pelo? Miau. Sarebbe bello se anche noi potessimo vedere al buio, non vi pare? Aspetta, Alberto, accendo la lampada. Ehi, guarda, c'è qualcosa che luccica. Dove? Enrico, andiamo a vedere. C'è qualcuno lì. Sono venute a fare la guardia alla casa durante la nostra assenza. Sono state molto gentili. Lucciole, luccioline! Mamma, per piacere, non accendere la lampada per un po'. Cosa? Oh, ti prego, è bello dare la caccia agli insetti in casa. Sempre tra i piedi. Guarda, Enrico, eccole là, guarda. Eh? Sono là, sugli orecchie di Pelo. Sì, le ho viste. Pelo, tu stai fermo, eh? Eccolo, eccolo, Enrico, prendile, forza. Dove? Sono andate. Ora basta, bambini, è molto tardi, venite. Ma come potete pretendere di catturare gli insetti in casa? È praticamente impossibile. Dai, Enrico, lasci in pace Carpino. Oh, scusami tanto, Carpino. Non capisco proprio da dove possano essere venute. Sicuramente arrivano dal Po. È vero, Enrico, ci sono moltissime lucciole giù al fiume. Io andavo spesso a dargli la caccia quando ero piccolo. Nino, andiamo anche noi domani notte a caccia di lucciole sul Po. Sì. Possiamo andare? Non mi fido, credo che sia troppo pericoloso andare lì di notte, ragazzi. Babbo, ma sei appena detto che tu ci andavi spesso quando eri bambino. Ah sì, l'ho detto. Però dovete stare attenti. Vedrai, andrà tutto bene. E poi verranno anche dei Rossi Garrone e altri compagni. Evviva, che meraviglia! Il giorno seguente siamo andati a trovare Coretti. Ma ci sembrò preoccupato. Non capisco proprio come facciate ad essere tutti così allegri e spensierati in questo momento. Eh? Spensierati? Proprio così. Voi non sapete che cosa sta succedendo in questa città. Eravate in vacanza. Ma dovete sapere che c'è qualcosa di terribilmente serio, ragazzi. Come? Ma di cosa stai parlando? Vedete, anche loro sono venuti da me per discutere di questo problema. Esponi tu i fatti, Antonio. Sì. Ecco, il fatto è accaduto subito dopo l'inizio delle vacanze estive. I nostri genitori sono impazziti per qualcosa, ma non sappiamo cosa. Ma come sarebbe a dire impazziti? Beh, ultimamente diventano molto nervosi alla fine della giornata e poi non si sa dove diavolo scompaiono. È così, e ritornano molto tardi, quando noi siamo già andati a letto da un pezzo. Anche mio padre lo fa tutte le sere. Così ci siamo preoccupati e siamo venuti da Coretti per parlarne.
Ma questo non è tutto. Sentite cosa è accaduto la notte scorsa. Come al solito, il babbo tornò a casa molto tardi. Io ero già a letto. Oh, no, 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 va bene, lo scrivo con l'apostrofo. Sì, sì, d'accordo, mi sono sbagliato, mi scusi. Adesso ci riprovo. Babbo. L'albero con... No, così è troppo difficile. Babbo, cos'hai? Non ci riesco, non sono capace, devo studiare ancora. Babbo caro, cos'hai? Ti senti male? Era un sogno. Cosa? Un sogno? Ma che razza di sogno era? Niente, niente. Il giorno dopo gli ho raccontato tutto quello che era successo, ma lui non si ricordava nulla nulla. Mio padre fa esattamente lo stesso. Oggi, quando sono tornato a casa dalle consegne... Sono qua, qual è l'altra consegna? Eh? Ehi, babbo! Babbo! Babbo, ma ti senti bene? Ma stavi dormendo. Che strano. Anche a me sembra molto strano. Probabilmente non devi sentirti molto bene. Mi dispiace. Ma di che cosa si tratta? Oh, niente, niente, figlio. Non ci pensare, lascia perdere, eh? Vi giuro che è stata la prima volta che ho visto mio padre dormire di giorno. E anche mio padre si comporta in modo strano. Babbo, ti ho portato il tuo pranzo. Babbo! Babbo, mi senti? Oh, sei tu, figliolo. Scusami, ero distratto. Babbo, perché non l'hai detto a me, come sempre, se dovevi scrivere una lettera? Lo sai che lo faccio volentieri. Non ti preoccupare, questa non è una lettera. È una specie di incantesimo. Incantesimo? Già, proprio così. Vieni ora, andiamo a pranzare insieme. Incantesimo no, era la prima volta che io vedevo mio padre scrivere. Ogni notte escono e non si sa dove vadano. È preoccupante, amici. Dobbiamo assolutamente scoprire questo mistero. È davvero un mistero, ragazzi. Secondo me sta succedendo qualcosa di molto grave qui in città. È come se i nostri genitori fossero stati stregati da una specie di demonio che adesso li manovra. Un demonio! Eppure c'è da pensare che una vera e propria epidemia si sta diffondendo in città. Epidemia di sonnambulismo. Sonnambulismo? E che cos'è? I sonnambuli si alzano durante la notte e vanno in giro qua e là, ma al mattino non si ricordano cosa hanno fatto. Non so però se sia leggenda o realtà. Sonnambulismo, ma guarda che cosa siete andati a pensare. Non è uno scherzo, siamo tutti molto preoccupati. Ma non c'è niente di cui preoccuparsi. E soprattutto vi posso assicurare che nessuna strana epidemia ha invaso la nostra città. Sì, ma... Bene. Adesso devo andare. Come? Devi uscire adesso, babbo. Infatti. Ma dove diavolo vai? Oh, Nino! Te l'ha già detto che è un segreto. Adriana, credo che tornerò un po' tardi. Sì, va bene. Ora che cosa dobbiamo pensare? Che anche nostro padre è sonnambulo? Ma va, che sciocchezze. Questa storia non mi piace, sai? Già, vai a prendere la roba per raccogliere insetti. Ma Enrico, ti sembra il momento di pensare alle lucciole? Non ti preoccupare, preparati. Enrico, dove state andando? Te l'avevo detto, mamma. Andiamo a catturare lucciole con De Rossi e gli altri. Ciao, mammina.
sai, Enrico, mi fa un effetto molto strano seguire il babbo di nascosto. Shh, devi stare zitto, hai capito, Nino? Enrico! Come mai portate quella roba? Non avevamo rinunciato a cacciare le lucciole. Sì, infatti, ma avevo bisogno di una scusa per seguire mio padre che è uscito all'improvviso. Come? Anche tuo padre è uscito? Sì, ha detto che usciva per un affare che deve restare segreto. Ho pensato che la faccenda potesse avere qualcosa a che fare con le misteriose uscite dei vostri padri. Perfetto. Infatti noi siamo tutti qui stasera proprio per scoprire dove vanno la notte i nostri padri, capisci? Oh. Bene, vado fuori per fare due passi. È meglio che non mi aspetti. Oh, va bene. Oh, dimenticavo. Esci. Ecco, io dovrei... Tu va a letto, figliolo. Probabilmente il babbo deve vedersi con i nostri maestri. Shh. Oh, Antonio! Ragazzi, è incredibile trovare mio padre in un posto come questo. Ehi, c'è il padre di Precossi. Ehi, Precossi! Anche tuo padre è venuto qui. Silenzio, è il padre di Betty. Siete già tutti qui. Ehi, ma quella è la nostra aula. Saliamo. Sì, bene. Bene. Mi scusi, vorrei sedermi a questo banco, non le dispiace, vero? Oh, ma le pare, prego, si accomodi pure. Sa, il fatto è che questo è il posto di mio figlio Antonio. Penso che mi porterà fortuna sedermi proprio qui. Bene, non ho nessuna obiezione. Prego, si accomodi. Grazie. Attenti, c'è qualcuno. C'è il babbo con il direttore. Shh. Buonasera, signor direttore. Buonasera a tutti. Il signor Bottini terrà oggi una lezione su alcuni aspetti della società italiana contemporanea. Prego, signor Bottini. Hai visto l'insegnante e il babbo, Enrico? Shh. Allora è questo l'affare segreto di nostro padre. Ma c'è qualcuno? Ah, siete voi ragazzi. Che cosa fate qui a quest'ora di notte? Ci scusi, siamo venuti qui perché eravamo tutti molto preoccupati per i nostri padri. Volevamo sapere dove andavano tutte le sere e così noi abbiamo deciso di seguirli. Adesso capisco. Il fatto è che c'è stata la richiesta da parte di molta gente che lavora di poter seguire le lezioni della nostra scuola serale. Così si è deciso di cominciare durante le vacanze. Allora i nostri padri escono di casa ogni sera per frequentare la scuola? Già, è proprio così.
Come sapete, ragazzi, c'è stata una guerra molto lunga e per questo motivo tantissimi uomini non hanno potuto frequentare nemmeno la scuola elementare e noi dobbiamo aiutarli. È stato così per mio padre. Già, e anche per il mio. E per il mio. Lo so, e come vi dicevo, era mio dovere aiutare e incoraggiare questa brava gente. Così ho scritto una lettera al padre di Enrico Bottini e gli ho chiesto di fare da maestro in questa classe. Sì, è proprio così. Quelli che possono votare sono pochi. Le stesse persone che possono permettersi di pagare delle forti tasse. In altre parole, solo 2 su 100. Tuttavia la legge è stata modificata proprio quest'anno. In base alla nuova legislatura, tutti quelli che hanno più di 21 anni, che sanno leggere e scrivere e pagano più di 20 lire di tasse, possono votare. Non solo, ma possono anche presentarsi come candidati alle elezioni, cari amici. Allora questo significa che anche un imbianchino come me può votare se è in regola con il pagamento delle tasse. Esattamente. Spero proprio che comprendiate quanto sia importante per voi studiare in questa scuola serale. Vedete, ragazzi, i vostri genitori stanno studiando molto seriamente. Probabilmente ve l'hanno tenuto nascosto perché sembrava loro imbarazzante parlarne con voi, anche se non c'è nessun motivo di vergognarsi. Ciao, babbo, ti stavo aspettando. E anch'io, lo sai, babbo? Vieni, andiamo a casa. Ma, ragazzi... Perché mai siete qui? Lo sapevi, eh? Ehi, babbo, penso che dovrai avere molto sonno, vero? Beh, non molto, figlio mio. Babbo, non è affatto una vergogna studiare, soprattutto alla tua età. No, certo. Adesso che so cosa fai, ti stimo molto di più, lo sai? Oh, ehi, attento! Ciao! Ciao, arrivederci! Buonanotte! Buonanotte! Ciao, buonanotte! Molte grazie, signor Bottini. Il segreto dei nostri padri era splendido. Studiavano fino a tardi la sera dopo una giornata di lavoro. Noi ragazzi ora dobbiamo studiare sempre di più, altrimenti diventeranno più bravi di noi. L'Italia di 100 anni fa, se migliore o peggiore di quella di oggi, nessuno lo sa. Sogni, ideali e speranze nel libro cuore tu troverai, contrasti e somiglianze col mondo attuale leggendo scoprirai. Leggi un bel libro e vedrai quante cose poi imparerai. In ogni libro c'è un fiore che sboccia nel cuore e mai sfiorirà. Leggendo potrai divertirti imparando. Quando leggi ogni giorno impari un po'. Leggendo apprendi e conosci giocando. Insieme con noi libro cuore, saprai far sbocciare il tuo fiore.